A me i marchigiani chiedono il cambiamento, mandare a casa Ceri Scioli, il PD con una squadra e un progetto seri. Quindi il nome del candidato arriverà, prima devono arrivare il progetto e la squadra. E le priorità sono evidenti: sanità, infrastrutture, sostegno al commercio, all'impresa. C'è un territorio stupendo che però dalla politica e dalla sinistra è stato trascurato in questi anni. Conte dovrebbe preparare gli scatoloni e andare a casa, perché stanno ingessando, bloccando l'Italia con i loro litigi e con loro nulla, è tutto fermo. L'unica cosa su cui si sono messi d'accordo è mandarmi a processo, però no, le Marche e l'Italia non hanno bisogno di Salvini a processo, hanno bisogno di strade, autostrade, aeroporti, ferrovie, riforme della scuola, della giustizia, del lavoro, delle tasse. Questi sanno solo litigare. Se avessero dignità, Conte in primis e tutti gli altri andrebbero a casa. Quanti candidati ci saranno? Dove? Per le Marche. Centrodestra uno, poi la sinistra non lo so. Un giovedì sera, bello freschino, in Piazza del Popolo a Pesaro, qua mi sa che c'è qualcuno nell'ufficio del signor Riccio, del signor Ceri Scioli, che inizia ad aver paura e a fargli scatoloni per andare a casa.